Presidente, grazie, colleghi. Il nostro sarà un voto in astensione, perché comunque quello che è il compito dell'Agenzia ARPAT è un compito molto importante, è un compito che riguarda il controllo del nostro territorio, che riguarda la salute pubblica, che riguarda appunto un'attenzione che deve essere prestata a tutte quelle manifestazioni, come appunto aziende che operano nel settore magari dei rifiuti tossici o quelle che sono le problematiche legate all'inquinamento e alla appunto, salute dei nostri concittadini. Dobbiamo notare, e questo ci porta personalmente a pensare che anche questo è un ennesimo poltronificio, dove vengono sistemati i vari trombati della politica, gli amici degli amici, quelli che poi alla fine ci portano il pacchetto di voti, che diciamo sommati a quelli che sono anche altri fenomeni, come indire le elezioni nel più bel ponte festivo dell'anno e mantenendo così bassa il numero degli elettori, riusciamo comunque sempre a essere al comando di questa barca che fa acqua da tutte le parti. Vogliamo sottolineare come gruppo quello che sono le spese, e direi oltremodo eccessivo, che sono dedicate al personale. Se andiamo a vedere quello che percepisce il direttore generale insieme al direttore amministrativo, costa questo, escluso quelli che sono i contributi, costano queste due persone più loro alla regione toscana che Obama al governo degli Stati Uniti, cioè alla federazione degli Stati Uniti. Queste sono situazioni che in Italia purtroppo si manifestano continuamente, ma che qui non siamo americani, purtroppo ne abbiamo ben oltre di questi tipi di esempi. Vogliamo poi anche andare a evidenziare, comunque ribadendo quello che percepiscono i direttori, quello che comunque la voce del personale costa a questo ente, 35.792.000 euro. Sembra quasi il PIL di una nazione. Ora non voglio esagerare, ma ci siamo quasi. Voglio con questo sottolineare appunto l'importanza dell'ARPAT con la decisione di votare in astensione, in quanto ribadiamo che l'ARPAT ha un incarico da eseguire che è molto importante, quello di preservare i cittadini dagli attacchi, diciamo, dell'inquinamento ai quali siamo soggetti continuamente. E vorremmo che questo tipo di servizio fosse effettuato con molta più attenzione, con molta più prontezza. Abbiamo degli esempi diretti, come quelli che provengono dalla mia circoscrizione, dove abbiamo delle aziende che vogliamo parlare della Solvay, vogliamo parlare di altre aziende che operano nel trattamento dei rifiuti. A Livorno abbiamo attualmente sotto l'occhio del ciclone per problematiche legate, quelle poi andremo a approfondire anche quelle a degli incendi che si sviluppano anche abbastanza spesso. Appunto aziende che operano nel settore dei rifiuti. Comunque, ripeto, sono queste situazioni che l'ARPAT dovrebbe tenere sotto controllo e a mio parere dovrebbe dare delle informazioni più pronte. Quindi vorremmo capire se è possibile dare delle misure alla produttività di questa azienda, dove andiamo a vedere che sostengono dei costi esagerati e pertanto la produttività che devono rendere appunto aziende come queste, come le potremo misurare? Forse nel miglioramento delle condizioni di salute dei nostri concittadini. Grazie Presidente. Sì, effettivamente però le parole di Cantone fanno riflettere. La Regione ha 70 dirigenti, guardavo il bilancio, l'ARPAT ha 90 dirigenti. Tommaso